Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, continuo ancora a parlare degli spinori, perché come abbiamo visto l'altra volta sono praticamente degli elementi fondamentali per spiegare le caratteristiche fisiche del nostro universo. Allora, quello che noi abbiamo, diciamo quello che si apprende a scuola o nei testi divulgativi, è che la materia ha una sorta di movimento intrinseco, chiamiamo così, una caratteristica intrinseca che chiamiamo spin, che spesso viene definito una sorta di movimento rotatorio, eccetera. Invece, molto probabilmente è qualcosa di più fondamentale. Perché prendersi tanta pena per una delle caratteristiche della materia, cioè questa sorta di movimento intrinseco che non riusciamo neanche noi così bene a definire, questa sorta di rotazione interna che hanno tutti gli elementi della materia, compresi, come vedremo, anche gli stessi campi quantistici. Perché effettivamente una cosa che ci deve far riflettere, che è fondamentale, è che in natura non esiste un elemento nel nostro universo, almeno un elemento caratterizzante la materia o le forze o le interazioni, quello che vogliamo. In realtà quello che abbiamo scoperto nel secolo scorso, e come tra l'altro vi ho fatto vedere qualche video fa, e da lì siamo partiti, ovvero dai famosi campi quantistici, da questi campi quantistici che, come dice Rovelli, sono praticamente, come il fisico Carlo Rovelli, praticamente caratterizzano tutto il nostro universo, non c'è null'altro se non campi quantistici, quindi non ci sono elementi caratterizzanti, non c'è un elemento a prioristico dal quale possiamo partire per definire poi tutte le altre caratteristiche del nostro universo, bensì abbiamo questo intreccio di campi, di energia. Anche sul discorso poi dell'energia dovremmo fare delle valutazioni importanti, però adesso diciamo che fondamentalmente è l'elemento forse più consono per descrivere questi campi quantistici che si intrecciano tra di loro. Quindi è come un po' se il nostro universo fosse una sorta di bolla, diciamo liquida, e questi ci sono però dei liquidi che si mescolano, no? Come in una miscela, quindi avremo vari elementi che si miscelano insieme e che quindi costituiscono questi campi che avranno chiaramente delle caratteristiche un po' diverse, alcuni elementi si mescolano meglio di altri e quindi avremo poi appunto delle interazioni più o meno evidenti tra questi campi quantistici. Ma ripeto, non essendoci null'altro di fondamentale, non abbiamo trovato null'altro di fondamentale quando siamo scesi alle cosiddette scale di Planck, quindi alla base della materia, alle fondamenta della materia, molto probabilmente quello che è in realtà fondamentale sono proprio questi intrecci, questi movimenti, una sorta di vortici che creano questi campi quantistici quando in qualche modo tentano di interagire, di comunicare tra di loro. Quindi sono una specie di vortici che possiamo definire appunto in vari modi, ci mettiamo dentro un po' della nostra geometria classica, qualche volta li descriviamo in un ambito più, come dire, più sofisticato, utilizzando la geometria topologica. Insomma, quello però che è abbastanza evidente è che, non essendoci elementi costitutivi fondamentali, noi in realtà quello che possiamo fare è cercare solo di capire come si muovono questi campi quantistici. E uno dei movimenti, e come si muove ovviamente anche la materia a livello diciamo microscopico. Sappiamo che la materia non si muove in modo classico, anzi, qui bisognerebbe entrare anche in un ambito di, eh, in un
un ambito probabilistico, però noi stiamo diciamo, analizzando qualcosa in questo momento di diverso, stiamo soprattutto cercando di capire come mai tutti gli elementi della materia, comprese anche le interazioni, quindi non solo i fermioni ma anche i bosoni, hanno questa caratteristica intrinseca che noi chiamiamo spin, che è diverso tra bosoni, fermioni, eccetera, e che quindi ha delle caratteristiche peculiari e che caratterizza proprio la materia in quanto tale. Abbiamo anche detto nel video precedente che siccome tutto ciò che esiste nel nostro universo deriva da questi campi quantistici, emerge da questi campi quantistici, ovviamente anche lo spin deve emergere da questi campi quantistici. Quindi ogni elemento avrà il campo quantistico, avrà lo spin che gli sarà dato in qualche modo dal suo campo costituente. Quindi avremo uno spin per l'elettrone, quindi il campo che dà origine all'elettrone darà un determinato spin a questa particella, lo stesso farà il campo che dà origine all'antiparticella o al muone, vale anche per il fotone, quindi vale per ogni oggetto fisico, diciamo così, che noi vediamo nel nostro universo. Quindi è una caratteristica veramente fondamentale, essenziale, e quindi riveste un'importanza assoluta per chi studia appunto il mondo dei quanti o comunque la fisica a livello diciamo più profondo. Quindi non si può proprio prescindere da questa caratteristica intrinseca che è lo spin, perché appunto non ci sono altri elementi fondamentali, quindi è soltanto in realtà di capire come queste particelle hanno caratteristiche diciamo ondulatorie diverse, tra queste caratteristiche che hanno, comprese poi vedremo meglio anche la carica, eccetera, eccetera, in fondo poi derivano anche da questi movimenti vorticosi, che diciamo sono in buona parte caratterizzati proprio dallo spin. Per capire un po' come diciamo come avvengono questi movimenti che noi chiamiamo di rotazione, ma in realtà è un termine un po' impreciso, dobbiamo utilizzare, come già detto l'altra volta, delle matrici particolari. Ovviamente anche si possono utilizzare le matrici, ma noi dobbiamo per forza lavorare nell'ambito della meccanica quantistica, invece noi possiamo si utilizzano in ambito classico, le abbiamo viste anche e le vedremo anche per quanto riguarda la relatività speciale, ho già fatto dei video in cui faccio vedere matrici di rotazione, eccetera. Praticamente le matrici sono degli strumenti più sofisticati, quindi quando noi dobbiamo ruotare un vettore, lo possiamo ruotare questo vettore utilizzando questi strumenti matematici che noi chiamiamo matrici di rotazione. Quindi noi avremo dei vettori che però, attenzione, come ho detto l'altra volta, quindi l'altra volta ho proprio fatti vedere vettori di Pauli, vettori di Weyl, cioè ho cercato, come dire, di farvi vedere poi matematicamente come si rappresentano, no? Ma a noi ci interessa poco diciamo tutto il formalismo matematico che c'è dietro, che è estremamente complicato, come ho detto bisogna fare corsi universitari per capire a fondo di cosa stiamo parlando. Però vedete, fondamentalmente che cosa succede? Noi abbiamo dei vettori diversi, quindi non più il nostro vettore classico, no? che descrive una forza, descrive una direzione, una velocità, no? I famosi vettori che studiamo tutti quanti a scuola, no? quello che è il vettore velocità, noi mettiamo la famosa freccia, no? Qui per indicare che questo è un vettore velocità, ma ce ne sono altri di vettori, vettore accelerazione, cioè, ce ne sono tanti, chiaramente, e a scuola
chiaramente siamo abituati ad utilizzare queste famose frecce direzionali, modulo, verso e direzione, quindi queste sono le tre caratteristiche del vettore. Ma quando arriviamo però a descrivere questi spinori, il vettore, la freccetta con modulo, direzione e verso, non è più sufficiente, cioè non è uno strumento adeguato per descrivere questo tipo di fisica, che chiaramente si basa su altre cose, su altre descrizioni, diciamo, più profonde e più sofisticate. Quindi dobbiamo utilizzare vettori diversi. L'altra volta vi ho fatto vedere proprio matematicamente cos'era il vettore di Pauli, oppure il vettore di Weyl, poi vedremo anche i campi spinoriali di Rack, eccetera, eccetera. Però, insomma, e qui a fianco, vedete, ci sono queste famose matrici di rotazione. Quindi matrici di rotazione diverse che, come dire, fanno, in termini molto banali, diciamo molto semplici, fanno muovere praticamente questi vettori nello spazio, diciamo così, anche se persino dire far muovere i vettori nello spazio è una cosa forzata. Però teniamoci ancora lo spazio e il tempo, poi vedremo che anche lì dovremo fare altre considerazioni ancora, perché bisogna poi capire se effettivamente questi campi quantistici e gli elementi che derivano da questi campi quantistici vivono realmente nello spazio e nel tempo come noi lo intendiamo, ma vedremo che poi le cose non stanno neanche così, quindi bisogna ridefinire ulteriormente lo spazio e il tempo. Però per il momento ce li portiamo dietro e quindi diciamo che queste matrici di rotazione sono praticamente degli strumenti matematici che ci fanno appunto capire come ruota un vettore di Pauli, come ruota un vettore di Weyl, come ruota uno spinore di Rack, eccetera, eccetera, e così via. Probabilmente ce ne saranno anche altri, io diciamo mi fermo qua, non ho conoscenza di altre situazioni che, ripeto, poi ci sono algebre complicate. Questa è un'algebra, l'algebra di Lie, poi ci sono, appunto, c'è l'algebra di Clifford, che serve appunto per creare dei vettori, degli spinori, e siamo lì in un ambito ancora più astratto, quindi se ci serve un ambito di astrazione superiore dobbiamo addirittura utilizzare ancora un'altra algebra, che forse l'algebra di Lie non è più neanche sufficiente, c'è l'algebra di Clifford. Quindi, insomma, è una matematica molto complicata che però ci permette di capire come funzionano più o meno questi vettori, queste componenti intrinseche della materia costituente il nostro universo. E da queste matrici di rotazione, eccetera, questi derivano poi, appunto, da queste algebre particolari, e guardate, come al solito si parla sempre poi alla fine di gruppi di simmetria, perché in realtà quello che è importante, a parte capire appunto che come si realizzano questi movimenti vorticosi dei campi quantistici e degli elementi fondamentali che derivano dai campi quantistici, come può essere appunto il movimento spinoriale dell'elettrone, del campo dell'elettrone, eccetera, eccetera. Ma oltre a capire quello, come potete immaginare, questi moti, chiamiamoli così, non sono casuali. Questi moti, altrimenti non avremmo bisogno di tutte queste rappresentazioni matematiche. Questi moti abbiamo scoperto che sono, come dire, sono dei moti guidati da questi gruppi di simmetria che noi pian piano abbiamo, specialmente nel secolo scorso, abbiamo scoperto. Questi gruppi di simmetria, alcuni sono, li conosciamo
abbastanza bene. Questo è il gruppo di simmetria ortogonale SO3, S sta per speciale, gruppo di simmetria speciale, 3, ma questo è, diciamo, un gruppo di simmetria classico. Questo invece riguarda quello che vi ho fatto vedere l'altra volta. Qui sono gruppi di simmetria, gruppo di simmetria speciale unitario di matrici 2x2, e riguardano tutta la matematica che c'è dietro ai vettori di Pauli, per esempio. Qui trovate dei simboli stranissimi quando andate a studiare queste cose. Questa è una sorta di pugnale che indica praticamente che è una matrice, che queste matrici hanno delle proprietà particolari, sono così, si usano dei termini molto tecnici, ermitiane, eccetera, eccetera. Determinante uguale, determinante più uno è l'elemento che ci dice che la matrice è speciale. La matrice è speciale perché il determinante delle matrici di rotazione praticamente fanno sì che, questo determinante sia uguale a 1, quindi sono delle matrici di rotazione particolari con determinante uguale a 1, perché altrimenti dovremmo, perché alcune gruppi di simmetria includono non soltanto rotazioni ma anche la riflessione, come se fosse una riflessione allo specchio, quindi bisogna considerare se siamo, diciamo, prendendo in considerazione soltanto matrici unitarie U2 oppure matrici speciali, dove dobbiamo considerare anche la distinzione che c'è tra rotazione e riflessione. Quindi, perché bisogna fare, se facciamo tutte le varie rappresentazioni, ci accorgiamo che riflessioni e rotazioni non sono proprio la stessa cosa. Bisogna fare a volte due riflessioni allo specchio per ottenere una rotazione, eccetera. Quindi sono tutta una serie di gruppi di simmetria che ovviamente vengono poi, come dire, studiati, riportati qua, e che ci fanno capire come appunto alcuni di questi vettori rispettano alcune simmetrie e non altre. E quindi parleremo di vettori di Pauli, matrici di rotazione che fanno parte del gruppo di simmetria SU2, poi ci sono quelle delle altri gruppi di simmetria che vi ho fatto vedere l'altra volta. Questo, per esempio, questo gruppo di simmetria qua riguarda invece vettori e matrici di rotazione di Pauli, quindi sono ancora questa C è perché siamo in un ambito, diciamo, di algebra complessa, di numeri complessi, e così via. E ce ne sono tante, chiaramente, ripeto, queste sono tutte cose che non si possono, diciamo, è veramente complicato, insomma, star qui a illustrarle tutte, perché sono dei veri e propri corsi universitari per poter andare in questa direzione qua. E poi, come dicevo l'altra volta, però attenzione, perché ce n'è uno di gruppo di simmetria che è veramente importante, molto importante, che è il gruppo di simmetria di Lorentz. Se non ricordo male, più o meno è simboleggiato in questo modo, gruppo di simmetria, anche questo speciale, ortogonale, 1-3, e che riguarda chiaramente la relatività speciale. Perché? Perché dice, che cosa c'entra adesso la simmetria, no, di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz con gli spinori? Beh, noi ricordiamoci sempre che stiamo parlando di trasformazioni di qualcosa, no? Quindi di moti, diciamo così, e quando parliamo di questi che siano elettroni, che siano protoni, che siano fotoni, che siano campi quantistici, eccetera, noi però stiamo sempre ragionando come se queste, chiamiamole, rotazioni intrinseche, questi movimenti intrinseci, questi vortici che si creano nell'ambito della materia a livello fondamentale, si realizzino nell'ambito dello spazio e del tempo. Lo diamo per scontato. Ovviamente scontato non è, anzi, poi vedremo che sono in realtà anche queste, diciamo, delle considerazioni illusorie. Però diciamo che almeno
se vogliamo seguire un po' così una via maestra, dobbiamo comunque prendere in considerazione quantomeno le simmetrie del gruppo di Lorentz. Perché? Perché questi movimenti noi dobbiamo riconsiderarli non più in un ambito di fisica classica. Abbiamo detto che tutto fanno gli spin fuorché fare delle rotazioni tipo trottola oppure delle rotazioni classiche. Abbiamo visto che, no, che a volte una rotazione che per noi è una rotazione completa a 360 gradi, no, vi ho fatto vedere l'altra volta, invece in realtà a livello diciamo di altre situazioni bisogna girare due volte intorno, fare una rotazione di 720 gradi per poter ritornare al punto di partenza. Quindi sono chiaramente delle cose che esulano la fisica classica. Quello però che poi vedremo un po' meglio queste cose, ma quello che però dobbiamo tenere in considerazione è che anche lo spazio e il tempo sul quale noi vogliamo capire come funzionano questi movimenti, chiamiamoli così, intrinseci della materia, non sono più in uno spazio-tempo classico. Ma bisogna considerare che lo spazio-tempo in cui avvengono questi fenomeni, in cui operano queste matrici di rotazione sui vettori di Pauli, vettori di Weyl, vettori spinoriali, eccetera, eccetera, devono, come dire, lavorare, devono operare in uno spazio-tempo che è quello della relatività speciale. Quindi dovremo adattare tutta questa fisica, gli spinori, eccetera, li dobbiamo comunque inquadrare in questo gruppo di simmetria di Lorentz, che ovviamente include le trasformazioni di Lorentz. Cioè, il succo del discorso qual è? Abbiamo capito che lo spazio e il tempo non è quello classico, ma è quello descritto dalla relatività speciale di Einstein, e quindi dobbiamo metterci dentro le trasformazioni di Lorentz. Queste trasformazioni di Lorentz formano un gruppo che appunto è questo, un gruppo particolare, che tra l'altro è un sottogruppo delle trasformazioni di Poincaré, che sono ancora più complete. Ci sono altre diciamo, includo anche altre cose, oltre alle trasformazioni di Lorentz che conosciamo noi, che sono quelle che ci sono noi più familiari. Quindi sono una specie di rotazioni con traslazioni, poi bisogna degli assi, insomma, ci sono chiaramente una cosa abbastanza complicata. Quindi, simmetria. Quindi quando parliamo di relatività speciale parliamo di gruppi di simmetria o di Poincaré, che sono quelli più completi, oppure le simmetrie del gruppo di Lorentz, gruppi di simmetrie speciali, generalizzate, il gruppo di Poincaré che è più completo ancora, include anche altro, quindi anche dei movimenti traslatori, oltre che rotazionali. Quindi insomma è chiaramente una materia estremamente, estremamente complessa. Quindi quando si studia la relatività speciale, dopo aver capito un po' quelle che sono le basi concettuali, diciamo così, poi si arriva proprio alla poi si bisogna arrivare appunto a questo a questo tipo di algebra, ai gruppi di simmetria, perché altrimenti poi con le trasformazioni di Lorentz ci possiamo lavorare, ma in maniera limitata. Invece se noi prendiamo in considerazione il gruppo di simmetria a cui appartengono le trasformazioni di Lorentz, noi possiamo lavorare con i cosiddetti boost, traslazioni degli assi, eccetera. Praticamente se noi consideriamo ormai che consideriamo due sistemi di riferimento, abbiamo detto che questi due sistemi di riferimento inerziali possono trovarsi in condizioni diverse, no? Quindi la condizione più semplice è che ci sia praticamente che questi due assi, l'asse X
del primo sistema di riferimento inerziale e del secondo sistema di riferimento inerziale, questo fermo e questo per esempio va a una velocità v, supponiamo che siano, la situazione più semplice è che l'asse, diciamo, direzionale dove si stanno muovendo questi due oggetti ipotetici siano praticamente sovrapponibili l'uno all'altro. Questa è una situazione, diciamo, comoda, ma uno dei due assi potrebbe essere, uno va da una parte, uno va dall'altra, ci potrebbe essere inclinazione a destra e a sinistra, rotazione degli assi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna chiaramente, quando si fanno quindi queste considerazioni più allargate, più generalizzate, bisogna prendere in considerazione un gruppo di Lorentz che prevede praticamente anche tutte queste possibilità accessorie, chiamiamole così. Quindi le trasformazioni di Lorentz, poi le trasformazioni di Lorentz le possiamo, come dire, inquadrare in questi gruppi di simmetria, di rotazioni, traslazioni, boost, come vengono spesso anche chiamati, eccetera, eccetera, che ci fanno capire quanto, diciamo, poi è importante poi diciamo, strutturare il concetto a livello matematico in modo tale da poterci lavorare sopra, altrimenti rimangono soltanto delle, diciamo, delle nozioni, ma la bellezza della matematica che c'è dietro e della scoperta appunto della relatività speciale è che con le trasformazioni di Lorentz non poi proprio ci possiamo proprio lavorare, cioè vediamo proprio che effettivamente il nostro universo, lo spazio e il tempo risponde non alla fisica classica newtoniana e galileiana, ma alle trasformate di Lorentz. Quindi se noi vogliamo lavorare là dove chiaramente, non certo per quando ci muoviamo nei nostri spazi quotidiani dove le trasformazioni di Lorentz non ci servono, quelle galileiane sono un'ottima approssimazione per il mondo classico, ma quando scendiamo in questi ambiti dove la situazione è notevolmente diversa, non siamo più in un ambito classico, allora lì lo spazio e il tempo non lo possiamo più approssimare come facciamo noi nella nostra vita quotidiana, ma lo dobbiamo chiaramente prendere per quello che è, cioè trasformazioni di Lorentz. Sono le trasformazioni di Lorentz quelle che ci descrivono realmente come è fatto lo spazio e il tempo, non quelle classiche di Galileo e di Newton. Quelle vanno bene per la nostra vita quotidiana, dove gli oggetti ormai sono emersi dai campi quantistici, sono formati, sono strutturati, siamo delle strutture estremamente complesse, quindi abbiamo un altro grado di complessità che non c'entra più niente con la fisica fondamentale. La fisica fondamentale chiaramente l'ambito fisico è diverso, primordiale, e ci sono chiaramente da considerare delle cose che chiaramente non percepiamo più con i nostri sensi, dove chiaramente la nostra vita è caratterizzata da ben altre cose, non certo dalla relatività speciale, generale o dalla meccanica quantistica, anche se poi non c'è preclusa. Noi vediamo i fotoni grazie a una retina, quindi l'interazione tra mondo fisico a livello quantistico e il nostro mondo reale, poi alla fine non c'è una barriera impenetrabile, che noi dobbiamo praticamente viviamo in un sistema, diciamo, dove alcune cose ormai non le vediamo più, sono profonde, sono nascoste, e dove possiamo tirarle fuori soltanto appunto grazie alla nostra capacità interpretativa del mondo fisico che ci circonda, e anche grazie appunto a tutta questa matematica, questi gruppi di simmetria, questa matematica sofisticata che ci permette di capire appunto come muoverci in un mondo che non è più descrivibile in maniera facile con i nostri vettori classici, no? come abbiamo sempre fatto anche a scuola, diciamo. Ecco, questo tanto per, diciamo, concludere il video di oggi. Vedete,
capire appunto che la complessità che stiamo trattando, noi ecco anche le stesse onde luminose, quelle che colpiscono la nostra retina, in realtà sono dei fotoni che sono dei particelle quantistiche, relativistiche, quindi estremamente complicate, ma quando noi vogliamo rappresentare un'onda, no, la possiamo rappresentare diciamo molto semplicemente con una delle equazioni più semplici che impariamo a scuola, y uguale seno di x o coseno di x, quindi un'onda sinusoidale rappresentata praticamente da questa equazione molto semplice, ma come vi ho fatto vedere già l'altra volta, purtroppo non è, il mondo non è così semplice come ce lo immaginiamo, come possiamo immaginarcelo, ma ci sono dei gradi di complessità che dobbiamo affrontare. Le onde non sono così semplici come le onde del mare, ma abbiamo visto che le onde sono addirittura polarizzate verticalmente, orizzontalmente, c'è una polarizzazione addirittura circolare di queste onde elettromagnetiche ortogonali tra di loro, onda magnetica e onda elettrica sono ortogonali, ma poi però possono essere, ci sono queste polarizzazioni, qui parliamo del campo elettromagnetico e quindi parliamo delle onde elettromagnetiche. E vedete che anche le onde elettromagnetiche noi le possiamo rappresentare, quindi anche i fotoni possono essere rappresentati con degli spinori. Il vettore che si utilizza in questo caso si chiamano vettori di Jones, scritto in questo modo, e questo si va anche qui in una sorta di spazio delle polarizzazioni, quindi una rappresentazione di uno spazio diciamo idoneo per trattare questi vettori di Jones, e questo è praticamente il vettore. Quindi abbiamo visto i vettori di Weyl, i vettori di Pauli, adesso vi faccio vedere anche il vettore di Jones, che è scritto in questo modo qua, con dei simboli che queste sono ampiezze e il famoso esponenziale, queste sono le fasi, I è il famoso numero immaginario che compare, come avete capito, un po' dappertutto, poi vedremo meglio perché. Quindi, vettore di Jones, matrici di polarizzazione, no? Perché la polarizzazione in questo caso è molto simile allo spin della materia che abbiamo visto prima, agli spinori di prima, lo spin. Quindi anche la polarizzazione verticale, orizzontale, polarizzazione circolare hanno a che fare, sono sempre, dicevo appunto, dei modi, sono dei movimenti della materia che noi possiamo chiaramente studiare, addirittura arrivando poi a degli strumenti matematici molto sofisticati. Questa è per esempio la sfera di Poincaré, abbastanza famosa per chi studia queste cose, e ci fa vedere appunto come queste matrici unitarie che descrivono appunto le rotazioni dei vettori di Jones, poi le possiamo praticamente rappresentare in questo modo. E vedete, gruppo di simmetria, anche qui S2, determinante uguale 1, quindi anche qui abbiamo delle matrici unitarie. La matrice unitaria U2 include anche la riflessione, ma noi ci serve una matrice solo di rotazione, allora dobbiamo scegliere una che ha un determinante pari a 1, e allora avremo allora il gruppo non più U2 ma S2, cioè una matrice speciale con determinante uguale 1 che non include il gruppo delle riflessioni ma solo quello delle rotazioni. Quindi ecco, quindi questa era per concludere e farvi vedere che anche poi nell'ambito dei fotoni abbiamo anche qui una rappresentazione spinoriale che è molto simile, quindi queste polarizzazioni, questi movimenti, i vettori di Jones in qualche modo descrive anche qui qualcosa di simile agli spinori che abbiamo visto nei video precedenti.
Mi fermo qui e poi continueremo ancora a parlare di queste cose. Grazie, al prossimo video.